Ciao a tutti amici di Accordo e di Chitarre, sono Simone Giallorenzi e mi trovo qui con questo bellissimo esemplare di Washburn N6 che sicuramente molti di voi avranno riconosciuto come la chitarra appunto di Nuno Bettencourt. E anche se questo esemplare qua è un esemplare appunto custom, fabbricato e costruito in America e mantiene molte caratteristiche della originaria N4 tipica insomma di Nuno, anche se ha delle modifiche sostanziali, soprattutto per quanto riguarda l'elettronica, visto che abbiamo una configurazione di pickup humbucker al ponte, che è comunque sempre il solito Bill Lawrence che usa sempre Nuno da anni, e due single coil della Seymour Duncan. Il selettore di pickup è a 5 posizioni e abbiamo anche la manopola del controllo tono che funge anche come push-pull per switchare il pickup che sta al ponte. Tutte queste sono caratteristiche che nella originale N4 non ci sono, come ad esempio un'altra caratteristica diversa è questo manico in acero occhiolinato, davvero molto bello. A questo punto io direi di ascoltare come suona questo nuovo esemplare di Washburn partendo dai suoni clean e ascoltando le varie configurazioni di pickup. Sto utilizzando il pick-up al ponte, in questo caso è switchato come fosse un singolo, anche se poi in realtà parto dal pick-up al manico. Come si può notare, il fatto già di avere dei pickup singoli e avere anche le 5 posizioni dello switch ci permette di ottenere dei suoni molto più simili a una Stratocaster che non alla classica, non solo alla classica N4 appunto tipica di Nuno. E questo rende la chitarra particolarmente versatile e adatta a molti generi musicali oltre al funk metal degli Extreme. Proviamo a sentire anche il pickup al ponte, questa volta in versione humbucker. Ok, eccoci qua pronti per ascoltare i suoni crunch. Partiamo dal pickup al ponte. Adesso ascoltiamoci invece i suoni un po' ancora più saturi utilizzando un suono lead. Thank you.
Possiamo, come abbiamo sentito, nonostante l'alto guadagno, i pick-up, comunque la chitarra è sempre molto nitida e è molto definita nei suoni, anche quando si usano accordi un po' più complessi oppure anche su ritmiche funk. I pick-up diciamo che si adattano moltissimo al genere tipico, al modo di suonare tipico di Betto, in corte che ha tutte queste caratteristiche.